Pensato quotidiano Alberto Mangano, giornalista, creatore del sito manganofoggia.it. Alberto, com'è nata questa idea di questo sito che parla della Foggia di un tempo, ma non solo, molto visitato? Com'è nata proprio questa idea, la volontà di creare questo portale web? Beh, stiamo parlando di tanti e tanti anni fa, eravamo agli albori di internet, non c'erano i social, non c'era niente. Io mi interessai, mi appassionai a questa possibilità di arrivare praticamente in tutto il mondo e avendo una collezione di famiglia, una collezione di fotografie, volevo condividerle su un sito. Questo sito nacque proprio come un sito fotografico con foto dell'epoca. Poi cominciai a scrivere e il mio primo articolo, che è tuttora quello più visitato quotidianamente, fu quello del crollo di Viale Giotto. Da allora mi sono reso conto che cominciavo a avere dei contatti, quelli che oggi possono sembrare normali per chi ha Facebook, per chi ha Instagram, mentre allora tramite la mail c'era gente che mi scriveva veramente da tutto il mondo, e a quel punto il sito è cresciuto. Non vi nascondo che ovviamente ho dato spazio a tanta gente che ti mandava articoli, ti mandava delle foto, le foto della scuola piuttosto che foto di situazioni, di piazze, di fontane che non c'erano più, e tutto questo ha creato molto entusiasmo. Devo dire appunto che il fatto che non c'erano ancora le pagine Facebook, che non c'erano i gruppi, ha agevolato la crescita di questo sito, che comunque tuttora viene ancora aggiornato e viene ancora visitato. Alberto, sei anche il presidente del comitato promotore di un monumento a ricordo delle vittime del 43. Diverse le iniziative del comitato in questi anni, quella del museo proprio che sorge nel pronao della villa comunale, luogo simbolico. Qual è stata la risposta da parte dei cittadini a questo museo? Quando è prevista magari la riapertura e quali sono le novità, i progetti in cantiere? Allora faccio un passo indietro. Perché nasce questo comitato? Il comitato è sempre figlio del mio sito, nel senso che proprio tramite il sito ho conosciuto tante persone di Foggia e non solo, che erano appassionate proprio della storia di Foggia, e spesso venivano nominati i bombardamenti, veniva nominata la guerra, gente che aveva perso i parenti, e questo ha creato in tutti noi, che siamo diciamo quei cittadini forse un po' più attenti rispetto alla media, a comprendere che forse mancava un simbolo, cioè tutto andava raccontato da chi aveva vissuto oppure da chi a sua volta aveva sentito da altri racconti, mentre ecco, c'era il rischio che col passare del tempo si potesse tutto dimenticare. Quindi è nata questa idea di realizzare un monumento, idea che è ancora in piedi. Nel frattempo abbiamo conosciuto tanta gente che si è avvicinata quando abbiamo aperto i gazebi durante le giornate di primavera che venivano istituite fino a qualche anno fa, quando siamo andati in fiera, quando siamo andati nelle scuole, e ciascuno ci ha portato qualche cimelio, qualche foto che ci mancava, qualche racconto. A quel punto è nata in noi la volontà di mettere questo a disposizione della cittadinanza, e grazie all'amministrazione che ci ha concesso quella sede, che un tempo era dell'ATAF sotto il pronao della villa, una sede molto importante perché la villa e quindi il centro di Foggia è stato veramente bombardato in maniera alle volte anche oltre ogni logica che può guidare una guerra, e quindi era un luogo simbolo, e questo luogo simbolo l'amministrazione ce lo ha concesso. A quel punto abbiamo fatto dei lavori, l'abbiamo ripristinato, l'abbiamo
reso fruibile grazie anche a delle maestranze che si sono messe a disposizione. Il museo tutt'oggi va avanti grazie al nostro impegno anche economico, perché abbiamo le utenze a nostro carico, però insomma voglio dire è un impegno che facciamo con passione. Purtroppo il Covid ci ha chiusi, ci ha allontanati dalla gente, ma pensiamo che entro la fine del mese o al massimo i primi di giugno riusciamo a riaprire, ovviamente in sicurezza, seguendo quelle che sono le norme anti-Covid. Cosa è questo museo? Questo museo altro non è, come ho detto, una raccolta di cimeli, di storia, proprio carrellata di racconti e fotografie che stanno appassionando la cosa bella, non solo chi li ha vissuti, non solo le persone anziane, ma tanti sono i giovani, tante sono le scolaresche, tante sono le associazioni che sono venute a trovarci. Siamo aperti 2 giorni alla settimana, lo facciamo di domenica, che è una giornata che può essere dedicata al passeggio per strada, ma al tempo stesso al ricordo della nostra storia. Alberto, da parte tua, dei tuoi colleghi del comitato, anche dal sito, dalle iniziative, traspare una grande attenzione per Foggia, per la città di Foggia di ieri e di oggi. Ma secondo te cosa bisognerebbe fare per far tornare Foggia ai fasti di un tempo, alla grande città che era e che sicuramente potrebbe tornare? Beh, io dico che innanzitutto dobbiamo raccogliere in ciascuno di noi la coscienza e l'orgoglio dell'appartenenza, della foggianità, e quelli che possono offrire tramite il loro impegno culturale devono fare uno sforzo notevole, perché Foggia deve essere amata innanzitutto dai foggiani, quindi da chi magari non pensa che anche la carta buttata per terra è simbolo di inciviltà e che comunque contribuisce a imbruttire il sito dove noi viviamo, che è la nostra casa quotidiana, e piano piano deve salire anche a livello sociale, politico, economico, deve arrivare anche a pensare che anche Foggia debba essere guidata da chi deve avere questa coscienza, questa voglia di essere vicini alla gente, ma soprattutto deve amare con i fatti il proprio territorio.